Luigi Pizzi, nato da Ascoli Piceno il 26 novembre 1953, è laureato in giurisprudenza ed ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Entrato nella carriera prefettizia nel novembre del 1981, è stato assegnato alla Prefettura di Chieti, dove ha tra l'altro esercitato dall'ottobre 1985 al giugno 2000 le funzioni di Capo di Gabinetto, incarico successivamente svolto anche presso la Prefettura di Pescara. Luigi Pizzi ha svolto l'incarico di viceprefetto vicario presso le prefetture di Pistoia, di Campobasso ed infine Venezia. È stato nominato prefetto il 31 luglio 2009. Nel corso della carriera il dottor Pizzi ha disimpegnato vari incarichi commissariali presso comuni delle province di Chieti, Pescara, Campobasso e Venezia, nonché presso altri enti locali, quali Presidente della Commissione straordinaria del comune di Gioia Tauro, il cui Consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Quindi, periodo agosto 2009-aprile 2010. Commissario prefettizio e straordinario presso il comune di Santa Maria Capo a Vetere, gennaio 1 giugno 2011. Commissario prefettizio del comune di Trevi, dall'agosto al dicembre 2011. Il 2 giugno 2014, è stato insignito dell'onorificenza di commentatore. Dal 10 gennaio al 2012, al 4 gennaio 2015, ha ricoperto l'incarico di prefetto della provincia di Matera. Dal 5 gennaio 2015, al 19 novembre 2017 ha ricoperto l'incarico di prefetto della provincia di Pesaro e Urbino. Il 22 giugno 2016 è stato insignito del premio Marchigiano dell'anno, conferito dal Centro Studi Marche di Roma, premio per la prima volta conferito ad un prefetto della Repubblica.